come se sta rovinando sto coso. E molto fatto tutti i bei adolescenti che sono Filatore. Oggi quasi a distanza di un... Quando è uscito l'ultimo episodio di Star? Quest'inverno? Comunque oggi a distanza di svariati mesi finalmente andiamo a riparlare di Marco e Star. Cominciare tutto lo zumpapero, ragazzi, vi dico subito che per chi mi avesse chiesto di ricaricare l'ultimo episodio, la reaction dell'ultimo episodio, allora sappiate subito che devo trovare l'episodio in spagnolo, perché non ho la minima idea del motivo. Marco e Star è come Miraculous, alcuni episodi gli gira bene, alcuni episodi gli gira male, ma non so perché solo in inglese e in francese, o spagnolo gli fa schifo, quindi devo cercare l'episodio in spagnolo, perché se Dio vuole magari così non me lo bloccano. Ritornando a noi, qualche giorno fa, in onore del San Diego Comic Con, è uscita una nuova clip della nuova serie di Marco e Star, perché nell'ultimo episodio ci hanno lasciato con le mascelle per terra e quindi giustamente ora dobbiamo andare avanti. E credo, mo dico sta cosa, poi minimo minimo faccio la stessa gaffa di Steven Universe, che questa stagione dovrebbe essere la definitiva. Ora andiamo ad analizzare la clip in sé. Come abbiamo visto, Star è ancora in grado di utilizzare la magia nonostante non abbia più la bacchetta, ma voglio dire, questa è una cosa che l'avevamo già vista, già sia con Moon che con Eclipsia comunque. E sono alla ricerca disperata di Moon da qualche parte sperduta, ma secondo me non sarà una di quelle cose del tipo Moon è in un luogo fisico preciso. Secondo me è più una di quelle cose del tipo bisogna andare a fondo, più una cosa del genere. Ma voglio dire, per il momento diciamo che noi ce ne freghiamo altamente di Moon, Star e tutto il resto, perché noi il nostro interesse è rivolto ad altro, ossia che fine ha fatto Eclipsia e Meteora. L'avevamo lasciata nel luogo dove era stato cristallizzato il padre di Meteora, nonché amante di Eclipsia. E la domanda che ci facciamo tutti è: Eclipsia, sarà lei la nuova cattiva della serie? Giustamente molti di voi diranno sì, di sicuro sarà lei la nuova cattiva, perché non puoi che esci un nuovo cattivo così praticamente a buffo. Eppure, ragazzi miei, non lo so. Perché? Vi dico io il perché. Un po' di tempo fa, Daron Nerci, l'autore di Marco e Star, rilasciò questo tweet. Daron Nerci disse tipo che il titolo originale dello show doveva essere Star e le forze del male, finché un giorno tipo riflettette tipo sullo show, ok, i personaggi non sono puramente cattivi o buoni, nessun personaggio sono di sé, cioè non hanno distintamente una morale blu, bianca o nera, vabbè, ma sono bilanciati. Non tutti i cattivi devono essere puramente, unicamente cattivi, ma agiscono per le loro ragioni e i loro agiscono per le loro ragioni e guidati dai loro punti di vista, una roba simile. E effettivamente questa cosa potrebbe avere senso, anche perché si è molto discusso nell'ultimo episodio il cambio, quasi il bipolarismo che ha avuto Eclipsia, perché in una clip sembrava il male assoluto, nella clip dopo sembrava di nuovo essere tornata buona. Effettivamente era una cosa che vi avevo detto già tempo in memoria, che Eclipsia rispetto a Toffi non mi sembra quel tipo di personaggio che è cattivo, nel senso Toffi aveva proprio lo scopo di essere cattivo, nel senso era creato come personaggio cattivo, il cattivo doveva fare, punto. Toffi quando agiva, agiva per dominio e potere. Eclipsia invece, quando quelle rare volte che ha agito unicamente per se stessa, oppure per aiutare gli altri, oppure per ricongiungersi con sua figlia e la sua famiglia. E ora che finalmente ha raggiunto i suoi scopi, non credo che butterà tutto all'aria per cercare di riavere il potere sul regno che di fatto lei non voleva, perché lei ha rinunciato al suo regno per stare con suo marito. E se di fatto si scoprisse che in realtà il vero cattivo di tutta questa storia non è tanto una persona in sé, ma è l'atteggiamento che hanno le persone nei confronti di una determinata cosa. Anche perché pensateci, in tutto questo Star sembra essere stata l'unica che ha agito unicamente con condizioni di causa, nel senso è stata l'unica che ha agito allo scopo di cercare di realizzare, cioè di far star bene tutti quanti, sia i miumiani che i mostri, e alla fine si è resa conto che tutto quello che ha fatto, cioè quello che in realtà lei credeva fosse il suo potere, non era di fatto il suo potere, perché lei non doveva essere una reale, non doveva essere nemmeno tutta la sua famiglia. Eclipse era la vera regina dei miuni, ma allo stesso tempo, ve l'ho detto, non credo che voglia ritornare sul trono, né tantomeno credo che voglia rinunciare alla bacchetta, perché in questo momento lei è ritornata a essere la regina, quindi potrebbe avere la
l'opportunità di cambiare effettivamente le cose, di dare ai mostri l'opportunità che all'epoca gli era mancata. Penso che questa nuova stagione si concentrerà tanto sulla ricerca di Moon, si scopriranno tante altre cose sulla magia e su come si muoverà Eclipsia in determinati ambiti. Alla fine però non credo, vi faccio quello che potrebbe essere forse un piccolo spoiler, sono indecisa se alla fine Star ritorna, ci sarà un certo momento che di sicuro Star tornerà ad avere la bacchetta, ma non so se Eclipsia ritornerà, la terrà lei per sempre, perché vi dico questa cosa a chi non capisce cosa sto dicendo. Vi dico solo, vi do una sorpresa e una super anteprima. Agli inizi di settembre, o a fine settembre, no, a fine settembre, scusate, ho detto una cavolata, dovrebbe uscire, rullo di tamburi, il libro di Star contro le forze del male. Ma non libro, nel senso è un capitolo come già esistono i fumetti spin-off collegati alla storia. No, è il libro degli incantesimi con all'interno, come la guida di Marco e Star a ogni dimensione. Il libro con all'interno tutte le novità, tutti i dettagli dei personaggi e gli incantesimi di Marco e Star. Tipo, avete presente il diario numero 3 di Gravity Falls? Quello uguale ma di Marco e Star. E sempre a San Diego Comic Con hanno fatto uscire delle super anteprime di questo fantastico libro. Se ancora non l'avete viste, andate sulla mia pagina Facebook Nerdist New Princess, che la trovate in descrizione, e vedetevele. Ok ragazzi, sto video è stato sorprendentemente breve, ma perché a sto giro c'ho diciamo poco materiale su cui basarmi, quindi è stato uno sbaglio veramente continuo. Va bene ragazzuoli, concludo qui il video, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi è piaciuto lasciate un bel commento e un mi piace, iscrivetevi a questo canale che all'altro e come ricordo a tutti è The Fire Dragoness, seguiteci su tutti i vari social che come al solito trovate link in descrizione, noi ci rivediamo al prossimo video e mettete, mi raccomando, continuate a fantomizzare il mondo. Mua! Ciao! She's a rebel princess, she's the best, she's a ball of lightning in a heart.